È sul Golgota, ai piedi della croce, che inizia la storia della reliquia del Sacro Sangue di Cristo, conservata nella cripta della Basilica di Sant'Andrea a Mantova. Secondo la tradizione, Longino, il soldato romano che trafigge il costato di Cristo, si converte nell'attimo in cui il sangue risana i suoi occhi malati. Egli guarì miracolosamente, capì da quel prodigio che si trovava di fronte a una realtà divina, convertitosi immediatamente, raccolse il terriccio insanguinato del Golgota, lo portò con sé e lo tenne con sé durante i suoi spostamenti, fino a che non giunse a Mantova. Longino annuncia a Mantova il messaggio cristiano e durante la persecuzione dell'anno 37 viene decapitato nella zona detta del Gradaro, dove Papa Pio II farà poi collocare una colonna ora conservata nel cortile di Santa Croce, in Palazzo Ducale. Prima di subire il martirio, Longino mette in salvo la preziosa reliquia nell'Orto dei Pellegrini, dove oggi sorge la Basilica di Sant'Andrea. All'epoca del primo rinvenimento, nell'804, la notizia giunse rapidamente anche all'imperatore Carlo Magno, il quale incaricò Papa Leone III di recarsi a Mantova per verificare l'attendibilità della scoperta. Leone III confermò: era veramente il sangue di Cristo.